Buongiorno a tutti, qua Irene Catarella e Maria Concetta Ciulla, qui nella chiesa di San Domenico a Cammarata, dove stiamo festeggiando la festa di San Giovanni Bosco. È il 16 settembre e siamo qui con un'autorità salesiana, il nostro compaesano Don Salvatore Mangiapane, che è venuto per l'occasione per celebrare la messa solenne in onore di San Giovanni Bosco. Ma lei ci deve spiegare, padre, ma San Giovanni Bosco, questa capacità che aveva di educare i giovani, questo suo talento, che cosa significa educare i giovani? Qual era il messaggio più importante di San Giovanni Bosco? Sì, Don Bosco ha capito fin da piccolo, attraverso il sogno dei 9 anni, penso molto conosciuto, di doversi impegnare nella crescita educativa dei giovani. Infatti è diventato poi il santo della educazione. Che cosa diceva Don Bosco in poche parole? Perché ovviamente tutta una vita non si può ridurre a poco. Don Bosco diceva intanto che se volete fare una cosa buona, educate i giovani. Volete fare una cosa santa, educate i giovani. Volete fare una cosa divina, educate i giovani. L'educazione dei giovani tra le cose divine è la più divinissima. E poco prima di morire, sul letto di morte, non faceva altro che dire ai suoi figli, ai suoi Don Rua, Monsignor Cagliero, dire: salvate i giovani, salvate i giovani. E questo metodo preventivo invece, padre, ecco, in che cosa consiste? Don Bosco non è stato l'autore, diciamo, ma colui che ha messo insieme gli elementi che già altri santi precedenti, San Filippo Neri per esempio, avevano in qualche modo escogitato. Lui ha capito che bisognava entrare nel cuore dei ragazzi per poter tirar fuori il meglio dei giovani, perché educazione è proprio questo, tirar fuori dai giovani il meglio che possono dare. E lui cercava di capire, stando con i giovani, con i ragazzi, quali erano le loro caratteristiche migliori. Il metodo preventivo, in definitiva, è proprio questo: stare con i ragazzi, cercare di cogliere quali sono i lati positivi e i lati meno positivi, ovviamente per incrementare i lati positivi. E il metodo preventivo non è soltanto dire: guarda, ti devi comportare così e adesso fallo, ma io sto in mezzo a te, con te, vivo la vita insieme con te. Tu che cosa devi fare? Ecco, se a te piace fare musica, bene, io ti costruisco, ti organizzo una banda musicale o un coro perché tu possa esprimere le tue doti migliori. Ti piace il teatro? Ti preparo il teatro, ti do la possibilità di esprimerti nel teatro. Ti piace lo sport? Ti faccio fare lo sport. È un po' per questo che le case salesiane sono piene di musica, di sport di queste attività che piacciono ai ragazzi. Quindi per rispettare appunto i talenti di ognuno, perché poi se uno educa i ragazzi creerà adulti maturi, certo, capaci appunto di gestire una società. Bene, ringraziamo padre Salvatore Mangiapane e speriamo che ci torni a trovare. Qui da San Domenico, oggi 16 settembre 2018, tanti saluti da Irene Catarella, padre Salvatore Mangiapane e Maria Concetta Ciulli. Grazie.